Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presentiamo un videomicroscopio. Di cosa si tratta? Un videomicroscopio è composto da un microscopio, da una telecamera dedicata, quindi una telecamera che va utilizzata su di un microscopio, e di un computer. Abbiamo bisogno di un monitor, di un computer. Insieme i tre elementi diventano un videomicroscopio. Quali sono i vantaggi della videomicroscopia? Un videomicroscopio permette a più persone contemporaneamente di osservare gli oggetti posti sotto l'obiettivo di un microscopio. Il secondo vantaggio è quello di poter archiviare immagini e effettuare dei video. Il terzo vantaggio è quello di poter fare delle misurazioni. Dopo opportune calibrazioni è possibile osservare e misurare ciò che si sta osservando sotto l'obiettivo. Qui vediamo un'applicazione nel settore meccanico. Prima abbiamo visto delle frese diamantate e qui vediamo una lima diamantata. Gli impieghi di un videomicroscopio sono molteplici. Può essere utilizzato per osservare minerali, fossili, fiori, può essere utilizzato nell'industria per controlli di qualità o per montaggi di precisione. Un videomicroscopio può essere utilizzato per osservare monete, parti meccaniche, Qui vediamo il videomicroscopio utilizzato per osservare un tessuto. Come abbiamo già detto, gli impieghi di un videomicroscopio sono molteplici. Ecco, qui vediamo i particolari del tessuto osservato con un videomicroscopio. Cambiamo l'oggetto posto sotto l'obiettivo del microscopio. Questo è un nastro e qui vediamo persino le singole fibre che compongono questo nastro. I vantaggi dell'utilizzo di un videomicroscopio sono evidenti. Qui stiamo mettendo a fuoco e continuiamo ad osservare. Ecco, abbiamo cambiato la messa a fuoco. Cambiamo oggetto e qui vediamo il meccanismo interno di un orologio da taschino.
Queste sono delle molle. Osserviamo la polvere presente sopra queste molle. Stiamo mettendo a fuoco. Guardate la precisione dell'osservazione. Anche qui possiamo effettuare delle immagini, delle fotografie e, se vogliamo, anche dei video. È sempre la molla di questo orologio. Spostiamo l'inquadratura e continuiamo con l'osservazione. Se possedete un microscopio, è possibile trasformarlo in un videomicroscopio utilizzando una telecamera per microscopia. Guardate qui che precisione. È sempre il meccanismo del nostro orologio. Stiamo mettendo a fuoco, stiamo spostando l'orologio e poi lo rimettiamo a fuoco. Per maggiori informazioni potete vedere il nostro sito elettronicadidattica.com oppure contattarci. Grazie per l'attenzione, al prossimo video. Saluti da Elettronica Didattica. Ingrandisci le tue passioni.